per prima cosa do il benvenuto ai ragazzi, perché sono sicuramente i protagonisti primi di tutte le vicende che avvengono nell'università. Loro sono un po' più giovani, ma l'università è fatta per i giovani. Noi che siamo qua a lavorare, più i professori universitari, abbiamo questa fortuna che se non ci mettiamo mai davanti a uno specchio, pensiamo sempre di essere una società di giovani e di ventenni. Questa, vi assicuro, per quanto mi riguarda, la considero una delle più grandi fortune, poter interagire tutti i giorni e tutti continuamente con le nuove generazioni. Oggi, spesso e volentieri, è difficile far comprendere la relazione che c'è tra il passato e il presente, perché l'abbiamo spesso ridotta o aneddotica o a trattazioni, come dicevo prima, estremamente superficiali e con catene di eventi non ben legate tra di loro, in cui tutto si traduce in piccole noticine che in realtà, ognuna delle quali in realtà è dietro un mondo intero, tante volte si fa fatica a far capire ai ragazzi in particolare che approfondire, entrare in ognuna di quelle noticine è il modo vero per capire il perché studiamo quelle cose. Quindi riprendere, prendere carico anche di un singolo personaggio che, come vi dicevo prima, chi di voi avrà un minimo di curiosità, ma sicuramente poi verrà, emergerà da questi testi viventi che sono le quattro persone che vi trovate di fronte, scoprirà che ha legami e possibilità di sviluppo con centinaia di mondi diversi. È come ogni personaggio di minimo rilievo nella storia, è un catalizzatore di mille rivoli diversi. Qui passiamo dalla storia della poesia inglese alla storia dell'economia italiana, all'amministrazione del regno d'Italia napoleonico, ai legami con tutti i filosofi italiani più importanti, economisti del Settecento, a chi è venuto dopo di loro. Io, come ricordo sempre, qui siamo all'università intitolata Carlo Cattaneo. Durante la maturità di Pecchio, Cattaneo studiava al liceo a Milano e poi negli anni 20, quando Pecchio se ne va in Inghilterra, comincia a lavorare con Romagnosi a Milano, per cui l'ultima volta che ci siamo visti con il Cioccolador, con cui abbiamo iniziato questo percorso sull'economia civile, abbiamo parlato più di quel periodo, scoprendo che appunto Milano è stata una fucina assoluta del pensiero, e con Pecchio questo pensiero è stato confrontato con gli inglesi, con i grandi economisti che hanno fondato l'economia politica classica. Per cui tutte queste storie si tengono insieme, approfondire ogni rivolo si può, tutti no. Il risultato, spesso e volentieri, che questa visione tutta e solo dall'alto fa sì che i ragazzi non la comprendano. Se decidono invece di prendersene un rivolo e cercare di capirlo, a quel punto le visioni cominciano a diventare meno magari complete, ma più precise e più significative. Oggi quello che penso che le quattro persone che trovate di fronte vi offriranno saranno degli spunti di riflessione e di curiosità. Diamo la parola a... Chi vuole cominciare? Per Idra, la parola al professor Ruffini, perché è introduce... Esatto. È l'aspetto economico che quindi è di casa da queste parti. Però sono anche... Grazie. Però sono anche meno esperto, suppongo. Diciamo da questo punto di vista, vabbè, che introduco, ma semplicemente con la passione del lettore, ecco, più che con quella dello studioso, no? Dal punto di vista degli studi faccio tutt'altro, quindi, più un ragioniere, no? Quindi, un organizzativo. Quindi da questo punto di vista l'introduzione che vorrei fare appunto è semplicemente quella del lettore, qualche difetto di bibliofilia, quindi ho sempre prime edizioni e le seconde a supporto, quindi, e su questi aspetti adesso vi vorrei ragionare su Pecchio, proprio cercando di capire se era economista e in che modo, questa è un po' la domanda. Ovviamente poi desidero comunque ringraziare anche
e sentivo anche un dovere essere presente al di là della mia università a dei colloqui in biblioteca, perché comunque, soprattutto in questa fase storica, quindi ci tengo a sottolinearlo, dirlo anche ai colleghi della biblioteca, credo che le biblioteche siano comunque un luogo importante, perché magari è un po' sottovalutato, non si crede fino in fondo alla loro importanza, ma se uno va in giro, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, nelle biblioteche c'è tanta gente che in quel luogo trova come dire, varie forme di ristoro nella propria esistenza. Mi spiego meglio, sottolineavo, leggevo settimana scorsa un articolo di un sociologo piuttosto importante che aveva una tesi che secondo me è carina, importante, e sottolineava appunto come le biblioteche sono un forte antidoto alla povertà, perché la povertà non è la povertà solo economica, ma è la povertà di relazioni. Nel Medioevo lo straniero che era povero di relazioni, quando c'erano le processioni dei santi, ci danno prima i più importanti, poi dietro gli altri meno importanti. Ecco, lo straniero prima di relazione andava con gli ultimi, con i poveri, i miseri più che i poveri. Ecco, quindi la biblioteca resta un luogo di relazioni, e questo luogo di relazioni è sicuramente un importante antidoto alla povertà, che questo è il momento storico abbastanza importante. Sottolineavo dire questo concetto perché qui ovviamente questa è una biblioteca universitaria, quindi è tutt'altro scopo, però a maggior ragione questo tipo di relazione sviluppata ai livelli necessari all'università diventa importante. Questo a maggior ragione perché poi rischiano anche di chiudere quelle biblioteche civiche normali, e quindi bisogna, come dire, presidiare. Anche con le università. Sì, anche con le università hanno dei costi notevoli, questa fase storica, grazie anche alle 3-4 grosse industrie editoriali, mondiali. Quindi ecco, è un tema importante. Chiusa parentesi, non c'entra niente, ma era anche una forma di ringraziamento ai colleghi che si danno da fare con queste attività. Detto questo, Pecchio. Allora, io niente, semplicemente mi sono innamorato di Pecchio leggendolo per altri versanti, perché appunto occupandomi di economia civile in particolare di alcuni autori, genovesi, Verri, eccetera, poi sono incappato con Pecchio, in Pecchio, Giuseppe Pecchio, perché sostanzialmente ha fatto un libro, diciamo, due libri di economia, se vogliamo andare sul discorso di che cosa ha scritto. Ha scritto una storia dell'economia pubblica in Italia, che sostanzialmente era un bigino, usiamo questo termine, un riassunto, dei 50 volumi del Custodi su tutti gli economisti italiani, che era pubblicato nel 1806 da De Stefani, e un altro libro, anzi, altri due libri, che riguardavano sostanzialmente le tasse nel Regno d'Italia, periodo napoleonico, e un altro tema abbastanza originale per quei periodi è quanto le opere letterarie sono influenzate dall'attività economica. Ho citato male lì il testo, ma comunque, e qui, perché poi non mi ricordo mai bene, sostanzialmente quanto la produzione scientifica è condizionata dall'attività economica. Ecco, però la domanda è se è vero che Pecchio era un economista, ok, sostanzialmente, e in che modo lo era. I tempi come sono? Magari vado veloce, poi su altre cose torno mano a mano. Allora, per esempio, ho portato tutte le varie citazioni perché così non mi verifico, cioè, siccome qua verifico bene le citazioni, fisicamente le ho così. Dicevo, per esempio la Cercana, Giuseppe Pecchio, nel valutare il contributo all'economia, chi ha scritto il pezzo della Cercana appunto su Pecchio, focalizza molto la sua originalità. Cita tutta una serie di questioni sulla sua originalità di pensiero economico, sul pensiero economico, dicendo tutta una serie di due cose, insomma, sostanzialmente. La prima è che con l'opera che citavo prima, della storia dell'economia pubblica in Italia, richiama il pensiero italiano, poi dopo ci entro un attimo, cosa significa, richiama il pensiero economico italiano, che già all'inizio dell'Ottocento cominciava a essere meno importante, tra virgolette, rispetto con l'inglese.
e soprattutto poi in quell'opera fa un confronto tra gli economisti inglesi e italiani che è estremamente interessante, originale, non può non colpire. E questo è un primo contributo che dice Isabella che ha dato all'economia. Poi l'altro aspetto appunto è le analisi economiche che ha fatto per esempio sulla produzione scientifica letteraria, dove appunto analizza il fenomeno della produzione di libri e di opuscoli e di tutto, guardandolo dal punto di vista economico. Tant'è che c'era Orano che lo definì il primo marxista della storia, con un'operazione ovviamente piuttosto ridicola, che se c'era qualcosa era esattamente il contrario, lo spieghi perché, però sostanzialmente voleva sottolineare che fu il primo materialismo storico, tra virgolette, che fu il primo che analizzò l'attività di produzione anche di attività letteraria dal punto di vista economico. Suppongo che fu per questo che Orano lo definì il primo marxista. Ecco, quel libro non l'ho letto, quindi non aveva preso niente, però sostanzialmente quindi vado per citazioni indirette. Ecco, allora la domanda quindi è se Pecchio fu un economista in che modo? E qui mi aiuterà con Pezzolini, comunque è l'altro punto che uso come citazione di riferimento. Allora, io credo che sostanzialmente Pecchio era una persona che usava il pensiero, ecco, lui era di famiglia, comunque di una famiglia possidente, magari particolare, chi ha studiato bene li potrà, sostanzialmente una famiglia possidente, che quindi conosceva anche, sviluppava attività economiche, sia attraverso la proprietà terriera, che forse anche manifattura, non mi ricordo, comunque aveva frequentazioni, e nelle fasi iniziali della sua vita, quindi parliamo prima ancora che trentenne, vabbè, dopo gli studi, a Pavia, eccetera, eccetera, ebbe l'occasione di essere funzionario pubblico, adesso poi anche qui rinvio dei particolari a chi gli sa meglio di me se li vuol dire, però sostanzialmente funzionario pubblico, soprattutto nella fase del Regno d'Italia, e lì per esempio collaborò appunto col Custodi, che era un ruolo abbastanza rilevante nel sistema della pubblica amministrazione, quindi non solo nell'attività di produzione di conoscenze scientifiche per quanto riguarda l'economia pubblica, ma anche l'attività amministrativa in generale. Quindi lui, tra le esperienze dirette di famiglia e le esperienze professionali nella prima fase della sua attività professionale, ripeto, tra i 25 e i 30 anni, si occupò di amministrazione attiva e ragionava sempre di economia. Quindi la cosa probabilmente fondamentale è che lui usava le categorie economiche, come dicevo, erano per ragionare e per leggere i fenomeni, soprattutto quelli, diciamo, più, quasi tutti direi, con i suoi ragionamenti. E dal punto di vista, ma da qui dire che era economista, era diventato un po' difficile sostanzialmente, perché di fatto lui elaborava delle idee attraverso un'ottica molto realista delle cose, guardando un po' i fatti come venivano, e poi da lì sostanzialmente tirava fuori, attraverso la capacità di scrittura, dei ragionamenti, attraverso forme di retoriche ben strutturate, dei ragionamenti. In questo senso probabilmente ha ragione Pezzolini, che diceva che Pecchio era, nella parte finale, adesso se ho tempo magari poi citiamo, però sostanzialmente diceva che era un ottimo giornalista. E in effetti io, quello che mi ha fatto innamorare di Pecchio, per dirla chiaro, è la sua capacità attraverso lo scrivere di saper descrivere e di saper ragionare, attraverso poi forme anche retoriche molto semplici, il modo con cui scrive, il modo con cui elabora i pensieri, che gli permette anche di avere delle visioni innovative. In questo senso quindi giornalista sì, ma con un'intelligenza piuttosto acuta da questo punto di vista. Quindi forse Pezzolini l'ha trattato un po' male, no? gli dice che insomma l'opera è importante, però tra le righe dice che non sapeva guardare al di là del suo naso, quindi come battuta, anche in punta dei piedi non riesce a guardare al di là del suo naso. In realtà c'è tutta una serie di ragionamenti che, a mio avviso, proprio grazie al ragionamento economico, non da marxista, ma da liberista, da liberista, categorie che non esistevano ai suoi tempi, quindi diventa anche difficile utilizzarle, però sostanzialmente da soggetto che ragiona su
sugli interessi, sul gioco degli interessi dei soggetti, sugli incentivi impliciti e espliciti, sui classici criteri economici, peraltro, ripeto, non formalizzati ancora a quei tempi, riesce a raggiungere, a fare dei ragionamenti estremamente comprensibili e scritti bene, e anche acuti. Quindi credo che questo sia un po' il punto di riferimento. Faccio un esempio che così ci si chiarisce, ma si potrebbe prendere qualsiasi pagina, poi ripeto, magari gli studiosi più, diciamo che ho lavorato più di me su questo, anche solo l'incipit diventa carino del libro sull'economia pubblica italiana. Dice: i libri per essere utili all'universale devono essere brevi, visto che siamo tutti d'accordo. Il dotto può leggere a suo agio, ma il pubblico non ne ha né molto tempo né molta voglia, e dunque è necessario abbreviare quanto più si può ciò che deve servire alla generale istruzione. E successivamente, adesso non voglio farla troppo lunga, però richiama, dice, per questo motivo ho scritto l'epilogo degli economisti, l'epilogo del storico degli economisti italiani, e poi ringrazio il Custodi, e insomma, richiama anche quello che faceva appunto con Torsè, eccetera, dice: in futuro probabilmente con l'aumentare della produzione ci sarà bisogno proprio di fare queste sintesi, di fare tabelle, come fa con Torsè, di fare, ecco, esattamente quello che sta accadendo oggi, dove non si accettano articoli sopra 80 righe, se può essere chiaro. Quindi questo meccanismo, questo ragionamento della sintesi, ecco, non mi sembra, è banale come ragionamento, ma diventa banale perché è scritto bene, perché non era banale ai tempi e non è banale neanche oggi, dove c'è gente che scrive, diciamo, anche questi personaggi, gli autori americani di economia, non so, scrivono articoli di 5 righe, ma libri di 500 pagine, questo scritto prima. Quindi questo è solo un esempio dei ragionamenti. Poi quando va su altri ragionamenti, per esempio di economia, qui lo cito perché diventa importante anche come concetto per tutto, credo, sui temi proprio dell'economia, fa appunto, ed è un punto credo di interesse che non può non colpire chi si interessa all'economia, proprio il confronto tra gli economisti inglesi e gli economisti italiani. E i messaggi di base che dice appunto è, ovviamente poi ripeto, andando a richiamare tutti gli economisti italiani, richiama la loro sostanzialmente la loro importanza, la loro originalità in un momento in cui sostanzialmente a inizio 800 già l'economia inglese, quella francese la facevano da padroni e gli economisti italiani non venivano più neanche citati, ci fu un po' un oblio totale attorno al 1850 degli autori italiani, in particolare i genovesi piuttosto che gli illuministi, che abbiamo visto in altre occasioni. Quindi già questa è un'opera meritoria, tra virgolette. Ha condensato questi 50 volumi in un volumetto di 230 pagine, questo è più piccolo, quindi più grosso, quando fa il confronto tra gli inglesi e gli italiani dice due cose, due messaggi che sono un po' di più della un'osservazione banale, secondo me, come avrebbe detto Pozzolini. Dice che sempre scritto nel suo modo, quindi molto veloce, molto carino. Per gli economisti inglesi l'economia è la scienza della ricchezza. Adam Smith, la ricchezza delle nazioni, scambio, eccetera. E quindi su questa base sviluppano dei testi, dei ragionamenti che sono aridi, sono una contabilità del pensiero, dice, citando la citazione di Carli. Quindi scienza della ricchezza, ragionano tutto attraverso numeri con un linguaggio arido. Questo però gli ha portato dei risultati estremamente rilevanti dal punto di vista delle conoscenze. Per gli italiani invece l'economia non è la scienza della ricchezza, è l'economia del ben vivere sociale, citando altri temi, Bianchini proprio nel 50 scrisse un testo di questo, con questo titolo. L'economia diventa un elemento non solo di ricchezza, ma proprio è l'economia politica, l'economia per il benessere della società sostanzialmente, non solo attraverso la ricchezza, ma attraverso altri elementi, se ci lasci i genovesi, le relazioni, eccetera. Però per far questo scrivono in un modo, gli italiani sempre amanti del bello e dell'elegante sparsero fiori ornamenti anche in questa scienza. Che poi fiori ornamenti spesso, finché scrive Galliani,
importante, quando scrivono altri fondamenti diventano, come dire, cose incomprensibili a volte, soprattutto nei secoli successivi. Vabbè. Quindi dice, utilizzano, diciamo, non i numeri specificamente per la conoscenza, ma utilizzano proprio un linguaggio ricco, ampio, però sostanzialmente queste declamazioni a volte non aiuta poi la comprensione della conoscenza, insomma, lo dico un po' sempre in termini molto veloci. Quindi sostanzialmente è riuscito con poche battute, con un capitoletto di poche pagine, a focalizzare quelli che sono proprio gli elementi distintivi che poi si sono portati avanti in gran parte fino ad oggi. Oggi la scienza economica è molto più omogenea, ovviamente, per mille motivi, perché poi la scienza si è, però restano ancora nell'economia italiana tutta una serie di filoni che sono ancora quelli antichi, sostanzialmente, sia come volontà di studi sia come metodo, ripeto, con un'omogenizzazione più complessiva necessaria per l'evoluzione della scienza. Quindi questi elementi non sono elementi banali, sono elementi che si raggiunge perché si ha proprietà del linguaggio. Buon Soave forse gli ha insegnato bene, no? Perché poi era, diciamo, Francesco Soave sostanzialmente, che tutti i suoi manuali, tutte le sue, che aveva fatto un po' scuola in quel periodo, forse lui era stato allievo, quindi a suon di battute, no? Come diceva, il latino, imparato il latino a suon di bastonate, però non aveva imparato bene, nel senso che tutte le tecniche della retorica le ha imparate, ma è una retorica moderna, non è una retorica antica. Il pensiero di Becchio è antico, perché è più legato agli illuministi che non al futuro, più al sensismo inglese, come filosofia, eccetera, però con il pensiero antico e con una retorica moderna ha avuto delle intuizioni, delle idee proprio sparse nei suoi libri piuttosto importanti. L'altro punto originale stava appunto nel libro che riguarda la produzione scientifica, dove appunto dice, il tema di cui ancora oggi, anzi forse sentivo qualcuno di voi che prima di cominciare si lamentava di questo proprio, la produzione scientifica si sviluppa sempre di più, magari con una qualità diversa, e qui su questo fa sempre più bassa, tra virgolette, una cosa che diciamo anche noi molto, che noi oggi diciamo, no? Produzione di libri infinita, tantissimi libri prodotti, pochissimi letti, insomma non si capisce. Lui all'inizio dell'Ottocento cerca di dare una spiegazione di queste cose, una spiegazione che riguarda appunto il fatto che la produzione di beni dipende da varie motivazioni, che possono essere quelle economiche, quelle diciamo anche di ricerca di gloria, secondo se fai poesie piuttosto che saggi utili, voglio dire, però nella sostanza dice è collegato allo sviluppo economico. Quindi questo sviluppo crea una produzione scientifico-letteraria che è importante, perché poi a seconda dei meccanismi, possono sembrare cose banali, ecco, però forse perché sono economista mi sembrano importanti, però sostanzialmente è l'idea di dire tanta produzione, sulla produzione poi si crea tanta quantità e anche la qualità. Poi dici sì, evidentemente ci sono anche le opere dei geni, quindi è fuori il meccanismo, però ragiona proprio su come, coi numeri peraltro, tabelle e numeri, anche questo è un elemento importante, ragiona su questo fenomeno che di fatto non era mai stato indagato e di fatto, per quel che so io, non è più stato indagato. Quindi, voglio dire, un elemento di genialità nel leggere dei fenomeni non economici, come produzione letteraria, anche economico, però insomma, non trattati in termini economici, è un elemento di diciamo, originalità che appunto non gli possiamo negare. Trattato per esempio con questo suo linguaggio, che probabilmente era anche quel modo con cui viveva, perché appunto se si legge, qui lascio agli altri colleghi, il modo con cui si rapportava agli altri, il tipo di uomo, ecco, sostanzialmente credo che fosse, come dire, abbastanza socievole, cioè, modo di fare, eccetera. Una serie di citazioni che lascio, quindi ecco, te la faccio breve perché così ascolto anche gli altri che mi interessa. La cosa che credo possa essere detta è proprio questo. Allora, la prima qualità personalmente di Becchio, quindi qui l'invito anche alla lettura, è questa modernità di linguaggio, questa capacità di scrivere, seppur a inizio 800, con una prosa giornalistica
dei migliori giornalisti di oggi, ma meglio, che come dire, rende tutto molto scorrevole e anche le cose più banali sembrano intelligenti, e quindi quando lo leggi ti senti pure intelligente, che male non fa, perché sapete come è quella battuta di Gaga, sto leggendo Kant come sono intelligente, però magari non ci capisci niente, ti frustri, invece con lui ci capisci, quindi aiuta anche il morale. Quindi diciamo ha questa piacevolezza di lettura, questa intelligenza attraverso la capacità di leggere, ma non può essere considerato solo un giornalista, è qualcosa di più, perché le intuizioni che ha messo sono intuizioni originali, quindi che danno uno sguardo pragmatico, e queste intuizioni originali le ha avute perché era uno dei pochi nel suo periodo, nel suo tempo, per la storia che ha avuto come persona, la sua storia professionale, soprattutto all'inizio, tra i 20 e i 30 anni, che è un periodo importante della maturazione delle persone, ha imparato il ragionamento economico. Quindi lui ragionava in termini di economia, ragionare in termini di economia significa osservare il concreto, guardare i numeri e i dati, significa capire le dinamiche delle volontà umane, tra virgolette, no? Quindi delle convenienze umane, ma in senso lato, non in senso ovviamente veramente ragionieristico. Poi non è stato economista, perché poi partendo da quello però si è occupato di tutt'altro, cioè gli è capitato poi, detto che di diventare un rivoluzionario, mi sembra un po' eccessivo, perché probabilmente quindi io qui campo che non conosco, quindi diventare comunque un esule, un rivoluzionario rispetto al, ovviamente sull'Austria lo odiava abbastanza, ma anche lì l'idea dell'Austria, non amava l'Austria, anche lì con ragionamenti di tipo economico, non solo, non so, però sicuramente c'era una critica forte, lo si capisce bene per esempio quando parla delle tasse rispetto al Regno d'Italia, dove lui in qualche modo aveva partecipato, quindi difende le scelte fatte allora, però sostanzialmente l'idea di fondo è che l'Austria utilizzava Milano come una colonia, quindi creava sostanzialmente il monopolio delle imprese austriache, e anche i bastoni da passeggio, diceva, vengono prodotti a Milano o in Italia, e quindi usano le imprese italiane, le manifatture italiane, e ripeto, lui era un manifattore, aveva amici manifattori, quindi lui conosceva i processi di produzione delle imprese e delle industrie, e quindi la sua critica era anche, oltre che una critica di natura morale, probabilmente anche una critica forte di natura economica, che Milano e tutto, diciamo, l'Italia era sotto un giogo coloniale sostanzialmente. E qui anche qui, anche su questo, e anche sul discorso tasse che non ho fatto, fa sempre ragionamenti di natura economica, anche sulle tasse dice le cose, si dicono sempre, sì, però lui l'ha detto in un certo momento. Dice sostanzialmente che il problema delle tasse non è quanto le paghi, ma che cosa ti danno in cambio. Okay? Quindi potrei citare i testi degli anni 90, uno dei testi fondamentali di Public Administration, che dice non è il problema pagare più o meno tasse, ma di essere efficienti quando pago le tasse. Voglio dire, però è venuto 2 secoli e mezzo dopo, negli Stati Uniti, ha detto che bravo, okay? Quindi giusto per essere chiaro. Quindi ha sempre questi ragionamenti costo-beneficio, tasse e dati, nella valutazione politica, nella valutazione economica, però appunto avendo avuto una storia molto ampia, avuto occasioni di relazioni incredibili, perché essendo un vivore sostanzialmente, vivore in senso lato del termine, uno che ha vissuto, okay? Quindi andato in giro, ha visto, credo che qualcuno qui ha anche un po' seguito le sue tracce, poi non ha scritto più di economia, cioè, questi 4 testi, gli altri sono vari testi, per esempio è stato famoso per la biografia di Foscolo, no? Fatto anche incazzare qualche nome, anche lui, perché diceva Foscolo per quello che era, non parlava letteralmente di Foscolo, diceva sostanzialmente i pregi e i difetti di Foscolo dal vivo. Erano amici, dicono, ma perché non esuli insieme, hanno già studiato insieme poi esuli. L'italiano ha inventato il famoso proverbio, dagli amici mi guardo io e dai nemici mi guardo io. Esatto. Quindi adesso non mi addentro oltre su questi aspetti, perché sono più di interesse di altri che abbiano da dire cose più interessanti di me, però questo credo sia il punto. Vecchio ragionava da economista, non so se era un economista, sicuramente era uno della penna magica, e questo credo sia utile per tutti. Grazie mille. Un applauso per... Thank you.
rispondi per il ragionamento che ci ha fatto. Il primo, per i ragazzi che sono presenti e che quest'anno fanno la maturità, si è fatta una domanda di ricerca, cioè si è chiesto se effettivamente Pacchioera non era un economista. Tenetelo presente quando lavorerete sui vostri lavori di ricerca quest'anno che finirete la vostra maturità, perché è importante focalizzarsi, cioè non trattare l'insieme come se fosse un tutto omogeneo, abbiamo detto, ma trovare un focus attraverso cui interpretare la realtà. Il focus che vi si è dato è quello di chiedersi se era o non era un economista. Un'altra idea è quella dei test di sintesi. Adesso passerò la parola alla professoressa Riva, se non vuole intervenire subito il professor Ghiringhi. Io devo andare. Ah, allora abbiamo voi. Stavo dicendo che la professoressa Riva ha scritto una voce di sintesi su Pecchio, sul dizionario biografico degli italiani. L'importanza dei test di sintesi, cioè ancora oggi avere un esperto che analizza l'uscibile e ci dice queste sono le cose importanti di questo tipo di persona, tema. Ecco, le biblioteche dove vi trovate cercano in tutti i modi di mantenere viva questa tradizione dei test di sintesi e quindi di quei testi che ci consentono, grazie a degli esperti come quelli di cui stanno parlando oggi di Pecchio, di avere una visione non banale dei problemi in un mondo di informazione in cui orientarsi è diventato veramente molto molto difficile. Quindi è fondamentale questa continua presenza di testi di alto livello, loro lo sono stati oggi per noi, però anche attraverso i testi scritti, l'importanza che le biblioteche continuino a raccogliere questa documentazione di alto livello per cominciare a capire, ad analizzare i problemi in maniera specifica. Adesso passo la parola al professor Ghiringhi, che è ordinario di storia delle dottrine politiche presso l'Università Cattolica di Milano. Grazie. Non ho chiesto di parlare prima della professoressa Riva perché mi ha fregato il libro di Carlo Colombo e quindi la vendetta del suo direttore. No, non è perché quello che lei dirà chiarirà molto di più le osservazioni generali che vi faccio. Allora, il professor Ruffini mi ha spiegato che è importante ricostruire il concetto di economia in quel particolare periodo storico attraverso la figura di Pecchio. Io invece vi faccio una domanda più generale: perché dobbiamo romperci l'anima andare a studiare Pecchio? Cos'è Pecchio? Pecchio ci permette di aprire uno scrigno che è ricchissimo, ma che nella nostra memoria è stato rovinato da una storiografia. Scusate, io non conosco la tecnologia. Se quello di se lo parla scatti per te. È stata rovinata da una storiografia che era finalizzata alle scelte di campo. Cosa vuol dire? La maggior parte della storiografia italiana dall'Ottocento in poi, cioè dal periodo da quando è morto Pecchio, 1835 in poi, era finalizzata al tentativo di arrivare a uno Stato nazionale. E poi all'interno vi erano le divisioni in che modo monarchia, privilegiare le teorie liberali o privilegiare, siamo la Carlo Cattaneo, le teorie federaliste. Ebbene, in Pecchio ci sono tutti questi aspetti, ma Pecchio ci permette di riandare a una figura medio-alta, non è mai stato il protagonista, ma è stato un grande osservatore dei protagonisti. A mio giudizio è uno dei pochi intellettuali italiani, ovviamente dell'epoca, di matrice e di cultura europea. Le 18 finte lettere alla sua Lady Oxford sono anche qualcosa che unisce e recupera, io non sono molto d'accordo, scusate la parentesi, con gli storici dell'economia, anche se sono allievo di Francesca Lucchini, primo ordinario di storia delle dottrine economiche, che oggi si chiama storia del pensiero economico, perché in Italia cambiano i nomi ma non cambiano i nomi. E perché gli economisti italiani, non a caso la prima cattedra di economia di Antonio Genovesi era economia civile, avevano quella capacità di sintesi che non c'era, per esempio, nei francesi e negli inglesi, ma avevano una debolezza, e perché l'ha superata, che era quella di non capire la novità del nascente capitalismo e di non capire l'importanza della modellistica. Cos'è la modellistica? È una concezione che ti consente di studiare la realtà, di prevederne lo sviluppo e di dare le soluzioni. Pecchio invece è il primo intellettuale europeo, perché giustamente si innamora del pensiero di Jeremy Bentham, in parte di Adam Smith, molto di Thomas Robert Malthus, ma non dimentica le lezioni di Genovesi
E soprattutto non dimentica le lezioni del medico degli economisti italiani, come l'ho definito sulla Treccani, che è Gian Domenico Romagnosi. E poi il destino li accomuna. Muoiono entrambi nello stesso mese e nello stesso anno, giugno 1835. Romagnosi è stato professore a Pavia, ma professore per corrispondenza, teneva lezioni private nell'età napoleonica a Milano, e Romagnosi è stato in contatto con Foscolo. Foscolo è stato legatissimo, hanno vissuto assieme a Londra, a Giuseppe Pecchio, e in mezzo c'è una figura che è altrettanto significativa che oggi ci serve, un altro economista, che è Melchiorre Gioia. E allora si scandalizzeranno i miei colleghi, i professori universitari, ma non mi interessa, ma è la mia età, posso dire quello che vuole. Giuseppe Pecchio è il Mario Draghi della situazione, che però non ha il potere del Mario Draghi, perché anche quando è funzionario napoleonico, ve lo dirà la professoressa Riva, che è l'ultima biografa critica di Pecchio che io conosca. Beh, l'ultima voce, la più recente è la tua, non è colpa mia. Perché anche nel periodo napoleonico era un subalterno, cioè lui doveva attuare ciò che arrivava. Ma abbiamo Romagnosi che rappresenta, non i Renzi, non offendiamo Romagnosi e non offendiamo Renzi, Romagnosi rappresenta un po' il tentativo invece di mettere d'accordo lo spread con i posti di lavoro. Chi è Adam Smith? Chi è Malthus? Chi è Jean-Baptiste Say? Chi è Simone de Simondi? Sono sia economisti britannici che economisti franco-svizzeri che diventano i punti di riferimento in quel periodo. Rappresentano le diverse concezioni delle culture nazionali di allora. Il vantaggio di Pecchio è che tenta di essere un uomo di sintesi, ma ha detto benissimo Rosso Ruffini, non è un economista, perché lui risente dell'influenza illuministica italiana, e lo si vede nel primo libro critico sulla storia degli economisti italiani, che è opera sua, e lo si capisce anche andando a ricostruire attraverso Camillo Ugoni, altro patriota significativo. Patriota vuol dire cultore delle storie patrie. Camillo Ugoni, che era bresciano, quindi subiva tutta l'influenza degli stati veneziani di terraferma, fa la prima, credo l'unica significativa biografia di Giuseppe Pecchio. E perché si studia negli anni 50 Pecchio? Perché si studia quell'epoca di cui quest'anno 1814-2014 ricorre il bicentenario, l'epoca napoleonica? Perché è stato l'unico momento nel quale si è tentato di tenere assieme la cultura, l'economia e il diritto all'interno del Regno d'Italia napoleonico. Poi, poiché Napoleone aveva una concezione degli stati subalterni un attimo diversa da quella degli intellettuali italiani, cioè Gioia, Foscolo e Romagnosi, ecco che nasce il movimento degli italici puri nel 1814. Molti di questi autori sono sotto inchiesta da parte dell'autorità napoleonica, arriva la tanto maledetta Austria, che in questo caso è benedetta, nasce il Lombardo-Veneto, ed ecco che nasce un altro movimento che è deluso, a cui partecipa anche Pecchio, e che è coordinato da un imprenditore nel settore tessile che si chiama Luigi Azimonti, e che ha dietro di sé un nobile. Azimonti ha i soldi ma non è nobile, quindi nel periodo della restaurazione non bastava essere ricchi, bisognava avere anche una tradizione di superiorità che era ancora rappresentata da sangue blu. E il nobile esce, Federico Confalonieri, che conosceva bene queste zone, veniva spesso e si riuniva, naturalmente Pecchio arrivò al castello di Caidate dei Cusani, dei Confalonieri, e il grande vecchio del movimento era Gian Domenico Romagnosi, come anche lei ha riportato quella famosa lettera nella quale lui lo chiama Domenico Romagnosi. Ecco, si citano i federati che vengono imprigionati, portati chi è San Michele, chi è Pombi di Venezia, a Deodato Ressi, altro studente della mitica Università di Pavia, mitica perché era l'unica in Lombardia e mitica perché era l'università dove si era tentato di costruire una classe intellettuale politicamente allineata al tentativo di trasformare l'unità tra nazione e Stato nel nostro paese.
Quindi studiare Pecchio significa andare alle origini molto variegate della storia del nostro paese, che ci permette di capire perché ancora oggi, attorno ai temi dell'economia civile, dell'economia pubblica, della cultura civile, ci si divide. È una figura estremamente significativa e che poi ha capito una cosa, che gli stati nazionali potevano stare in piedi solo se vi era la comparazione tra di loro, cioè se si capiva cosa volesse dire Europa. Perché va in Portogallo? Perché si accorge che il Portogallo negli anni 20 compie il tentativo di cambiare completamente il modello di riferimento non solo di economia ma anche di Stato, dal modello americano al modello europeo, e Pecchio è per il modello europeo. E bene ha fatto Colombo a ripubblicare Tre mesi in Portogallo nel 1822. Se lo leggete vi stancate un po', devo essere onesto, è inutile che vi prenda in giro, perché è chiaramente una prosa dell'Ottocento che deve denotare che Pecchio è anche un letterato. Un'altra piccola parentesi: quando vi citano i pareri di Prezzolini, ricordatevi a priori che Prezzolini distruggeva tutti quelli che studiava per dimostrare che l'unico vero apota, cioè l'unico vero genio della cultura italiana era lui. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo andando a trovare a Lugano quando era uscito il primo volume dei suoi diari, e devo dire che era un uomo di una ricchezza e di una vivacità, ma di una supponenza, anche già a 98 anni, indisponibile, perché diceva: l'avevo protetto, l'ho detto, tutti questi dicono A e fanno B, io ho sempre fatto A, perché ho sempre fatto A? E qui aveva ragione grandemente Prezzolini, e ben ha fatto il professor Ruffini a citarlo, perché io non ho mai preso una posizione dal punto di vista dell'istinto, ma ho sempre ragionato, ho sempre comparato. E forse lui si è avvicinato a Pecchio perché Pecchio, pur non essendo un primatore, per lunghissimo tempo Pecchio è stata considerata una figura secondaria negli intellettuali dell'Italia napoleonica e dell'Italia della Restaurazione, invece una figura significativa, enigmatica. Senza Pecchio non riusciamo a risalire al vostro e al mio caro Cattaneo, Cattaneo che è quello che tenta mirabilmente, purtroppo non riesce a fare un'opera teorica completa su questo, o non vuole farla perché intuisce che non è ancora il momento, cioè sul legame tra economia, tecnica, cultura e storia, che ha un nome solo, il Politecnico. Ecco, se Cattaneo non fosse stato allievo di Romagnosi, non avesse studiato Melchiorre Gioia, che è il primo che lancia l'Alto Milanese come la regione che può dare più soldi, cioè più tasse, per la produttività nel settore serico, ma anche nel nascente settore cotoniero, al Regno d'Italia napoleonico, ed è anche il primo che dà le basi a quei patrioti che dicono all'Austria: signori, ma non è possibile che noi le sete dobbiamo venderle a un prezzo imposto da voi al mercato di Vienna, quando al mercato di Lione e al mercato di Londra venderemo tre volte tanto, e noi ci tassate. E mai è possibile che i cotoni, la materia prima dei cotoni, dobbiamo comprarla dove volete voi, al prezzo imposto da voi, e venderla a Vienna o a Rovereto e non poterla vendere liberamente? E poi ci dite che gli altri rendono di più, cioè i cotonieri, i tessili francesi, i cotonieri, i tessili britannici rendono di più di noi. Ma la tassazione è diversa. Ragazzi, come vedete, non è cambiato niente dopo 200 anni. Il nostro è un paese che cambia a parole, ma non a fatti. Il rapporto tra Stato e società civile, tra Stato e leggi dell'economia privata, tra economia pubblica ed economia privata, ha posto dei problemi allora, per questo Pecchio oggi di seconda. Pecchio oggi sarebbe un bravissimo ministro dell'economia se lo ascoltassero e lo seguissero, anche se non fu un teorico dell'economia. Ha ragione pienamente, a mio giudizio, il professor Ruffini. È un autore vivo, ma Pecchio interessa anche perché così come Foscolo sapeva vivere. A differenza di Foscolo, Pecchio era vittima dei suoi amori, invece gli amori di Foscolo erano vittime di Ugo Foscolo, e la dimostrazione sono queste lettere a questa persona che è sì una persona reale, appartiene a una delle famiglie più significative dell'Yorkshire nobiliari. Pecchio va a Brighton,
Brighton è stata per lungo tempo la Saint-Tropez della Gran Bretagna, si trova nel Sussex, è la zona più calda della Gran Bretagna, cioè noi anche d'estate mettiamo la pelliccia, il bagno non lo facciamo, che fa un freddo bello. Ma Brighton rappresentava anche il luogo dell'incontro tra una novità fondamentale, le vacanze non più della nobiltà britannica, non più nei propri territori, nei propri poderi, perché erano arrivate le enclosure, perché ormai l'agricoltura aveva ottenuto uno sviluppo che potremmo dire tecnologico-capitalistico ed era considerata fondamentale per l'industria perché dava le derrate, le merci, vedi questo passo, eravamo già nella seconda rivoluzione industriale, mentre l'Italia stava studiando la parola rivoluzione senza capire cosa fosse. E allora a Brighton la nobiltà si trovava con quell'altra nobiltà che in Lombardia non aveva peso, che era la nobiltà di ricchezza, la nobiltà del mercato. E il merito di Pecchio è aver capito la nascita di questa nuova figura. Non è un caso, finisco qui, che sennò dopo rubo terreno e spazio al professoressa Riva, che poi me la trovo cattiva in dipartimento, preferisco di no. E la novità di Pecchio è stata questa: Pecchio si è accorto che il modello costituzionale parlamentare liberale oligarchico britannico era il più adatto a far sì che quella nascente e forte, per le tasse che pagava, borghesia imprenditoriale lombarda doveva adottare per poter diventare anche soggetto politico e non oggetto politico. E in ciò trova un corrispettivo negli scritti sugli Annali Universali di Statistica di Gian Domenico Romagnosi tra 1827 e il 1835 e soprattutto in quelle statistiche pubblicate nel bollettino interno di Annali Universali di Statistica siglate da Romagnosi, ma nella maggior parte preparate e scritte da un nuovo economista, filosofo, uomo di cultura ed economista, che era Carlo Cattaneo, che faceva la comparazione sul costo del mercato delle sete nelle varie piazze europee e tramutava quella costruzione dell'uomo di cultura europeo nell'uomo economico europeo, che però aveva bisogno di avere uno sbocco politico. E la base era lo Stato costituzionale. Non a caso, lui va prima in Spagna, poi in Portogallo, poi di nuovo in Spagna, a sostenere la causa di coloro i quali volevano introdurre la monarchia costituzionale, meglio la repubblica costituzionale. In questo Pecchio è un po' come Romagnosi. Il problema di fondo non è la forma di governo, ma il governo. È la rappresentanza politica. Economia e rappresentanza politica sono i nuovi sostantivi che trasformano l'economia civile di Antonio Genovesi in qualcosa di operativo. Nascerà una figura nuova, un siciliano, ditelo a coloro i quali dicono che io sono lombardo al 101%, perché l'uno in più è di garanzia se dovessi avere qualche attimo di follia, né Cesare, qualche attimo di follia, allora l'uno in più mi salva. Ma questo siciliano che si chiamava Francesco Ferrara è quello che fa un passo in più rispetto a Pecchio ed è quello che però anche lui è un uomo europeo, non sa decidersi tra Romagnosi e Gioia, tra sé e Sismondi, ma recupera il pensiero economico-politico degli economisti britannici, si mette a studiare Ricardo, l'ultimo economista, capisce, non capisce Malthus, poi alla fine lo capisce, Bentham lo vede finalmente, non come economista, ma come un giurista dell'economia. È tutto un nuovo versante, quel versante che poi porterà a introdurre nelle varie università italiane finalmente una cattedra di economia politica. Francesco Ferrara dal 54 è professore ordinario all'Università Regia di Torino ed è quindi il padre di tutti quegli economisti che poi tenteranno di costruire lo Stato italiano, la progettualità economica e sociale del Regno d'Italia sabaudo. Pecchio, ragazzi, è un po' come un giovane della mia età che non sapeva scegliere tra i Beatles e i Rolling Stone, e li ascoltava tutti e due e li amava tutti e due a seconda dei soldi che avevano in tasca.
I Rolling Stone, i Beatles fecero un solo concerto a Milano, costava troppo, e allora io preferii comprarmi, allora c'erano i long playing, i 33 giri e i 48 giri, c'erano i primi mangianastri, cose che oggi trovate nei modernariati, ma i nostri teatri qui erano un sogno. E invece il concerto di Rolling Stone che fecero a Roma, quello costava meno, poi riuscì ad andare a Roma, sapete, andare a 19 anni a Roma da soli assieme agli amici, eccetera, era una conquista, una libertà. Oggi è una conquista portare i genitori che pagano a Roma. Ai miei tempi invece stare fuori di casa una notte e non andare dai nonni a dormire, i benedetti nonni che allora come oggi ci salvano sempre, era una conquista. Cosa vuol dire questo confronto? Questo confronto vuol dire che era un'epoca di grande transizione e quest'uomo vecchio è l'uomo che capisce che nasce la modernità concreta. La modernità civile ne intuisce alcuni aspetti, altri non li prende in considerazione, non li ritiene importanti, ma apre un versante, noi diremmo apre una strada, quella strada che poi Ferrari ed altri avrebbero ulteriormente ampliato e avrebbero recuperato, al di là del primato sì, del primato no degli economisti italiani rispetto agli altri, quello spirito comparativo, quello sguardo verso l'Europa che ha salvato anche sotto il regime fascista la cultura italiana. La figura più significativa è Luigi Einaudi, che è rimasto sempre e comunque libero nelle sue scelte e nelle sue modellistiche economiche. E poi un ultimissimo dato significativo. Pecchio ci serve non per documentare che esisteva anche la scuola dei buoni economisti italiani, economisti all'italiana, non alla britannica e non alla francese, anche perché vi fu un italiano che fu l'unico italiano che divenne accademico di Francia per le scienze morali, economiche e sociali. Si chiamava Gian Domenico Romagnosi, che morì il 10 giugno, ve l'ho già detto, 1835, l'altro mi pare morto il 6 giugno 1835, l'altro è Giuseppe Pecchio. Quindi non è una spoglia del direttore della biblioteca e della dottoressa che noi oggi vi abbiamo parlato di Pecchio, sarebbe stato meglio parlare di Ugo Foscolo, delle varie amanti che ha avuto, quindi avremmo avuto dei gossip simili a quelli che avvengono oggi con gli attori, le attrici. Ecco, Foscolo era altro che George Clooney di oggi, Foscolo 4-0 avrebbe vinto con George Clooney, era l'ire di Dio da quel punto di vista, ma lo era anche da un altro punto di vista che Pecchio ha seguito, l'ultima cosa che vi dico, del modo di scrivere, cioè Foscolo aveva una funzione didattica nei confronti di una società che era ancora fortemente analfabeta, una società nella quale l'italiano era ancora una lingua lì fumogena che cambiava da regione a regione, non aveva le sue regole, non a caso la famosa grammatica e il famoso dizionario del Tomaseo arriveranno molto dopo e Manzoni arriverà dopo, quel Manzoni che fu allievo in Svizzera assieme a Pecchio, l'ho detto per fregare lui, Colombo voleva dirlo, ci sono arrivato prima io, quindi sono io che l'ho saputo prima di lui, anche se l'ho letto sulla sua biografia. A parte la battuta, riassumendo, Pecchio, cosa serve a voi se dovete, se decidete e siete suicidi o suicide di scegliere questo come tema per la vostra ricerca, per la maturità? Pecchio consente di capire che l'uomo nuovo non nasce mai nel deserto, l'uomo nuovo nasce perché ha la capacità di sintetizzare una realtà in cambiamento e di capirne le caratteristiche essenziali, che partono tutte da un concetto che da quando c'è la modernità, cioè dopo la rivoluzione francese, è fondamentale, l'educazione unita alla conoscenza civile. Non è un caso che tutti questi autori che abbiamo citato sono autori che volevano la scuola finalmente pubblica, ove pubblica significava legata ai suoi programmi alla logica dello Stato, della società politica e della società civile. Come vedete è una cosa attualissima. Pecchio diceva il libro non è una conquista, è un dovere. Il libro fa il paio col pane,
e in ciò imitava il suo grande modello, che era Jeremy Bentham da un lato, e d'altro lato, per concupire le donne con le sue mirabili odi e poesie, Ugo Foscolo, anche se poi gli fece una biografia che non fu il massimo della vita, già come abbiamo sentito. Pecchio sta all'economia, così come, se volete, cito un calciatore della Roma, una squadra che mi sta antipatica, Totti sta alla Roma, cioè hanno vinto le partite facili, le partite difficili non hanno mai vinta una, ma non perché non sono bravi, perché la squadra, il contorno, la cultura italiana del tempo, la cultura europea del tempo erano troppo complesse o troppo arretrate per poter seguire le intuizioni di questo Giuseppe Pecchio. Grazie, scusate se troppo devo andare, ma un altro impegno. Grazie al direzionamento per questa visione veramente a 360 gradi di questa figura. E adesso invece, vi dicevo, passiamo la parola alla professoressa Riva, che di recente ha continuato un lavoro su Pecchio, che rientrerà la voce su Pecchio del Dizionario Biografico degli Italiani, che quindi si troverà anche online su Treccani prossimamente. Grazie anche per avermi invitato, anch'io sono molto contenta di essere qui e di essere in una biblioteca, come diceva il professor Ruffini, che non è solo un luogo di relazione, è anche un luogo di parole. E le parole sono importanti oggi, perché soprattutto in una società in cui vi vedevo prima, no, usare tutti i cellulari, no? In cui voi ragazzi usate tantissimo WhatsApp, io ho un figlio, e usate anche una lingua, come dire, non è propriamente italiano, no? Ma ci sta nelle modalità con cui ognuno di noi vive. Però io dico sempre agli studenti che poche parole rappresentano anche pochi pensieri. E i pensieri sono importanti per formulare delle idee, per non farsi dire che cosa pensare. Per cui le biblioteche sono assolutamente luoghi fondamentali, e le parole, in qualsiasi lingua siano, anche. E se sono anche molte variabili, ancora di più. Io, come vi è stato già detto, sono qui perché ho ultimato, e uscirà tra poco, credo, con i tempi della Treccani, questa voce su Giuseppe Pecchio, che viene pubblicata sul Dizionario Biografico degli Italiani. Il Dizionario Biografico degli Italiani, non so se sapete che cos'è, ma è una grandissima opera di valore civile. Cioè raccoglie, è nato ormai, sono almeno 60 anni che si pubblica, raccoglie le biografie, no, di quelli che vengono ritenuti gli italiani principali, no? Poi ovviamente nel corso del tempo queste voci si sono arricchite anche solo sulla piattaforma web, perché sono cambiate, come dire, le visioni, sono cambiate le conoscenze, per cui alcuni personaggi che 50 anni fa non sarebbero mai entrati in questo elenco, no, di italiani importanti, oggi ci sono. Pecchio è uno di questi, quindi siamo arrivati alla lettera P, no? Ne mancano ancora un po' per finire la storia degli italiani. Pecchio, ecco, non mi era stato chiesto un titolo, no, per questa relazione, ma se avessi dovuto sceglierne uno, avrei appunto scelto Pecchio, politico intellettuale italiano ed europeo. Sul suo europeismo è già stato detto, no, dagli altri relatori, è un uomo che ha una rete di relazioni di livello europeo enorme. Il suo è proprio un europeismo di relazione. Se si dovesse fare un indice dei nomi, no, di tutte le persone importanti con cui Giuseppe Pecchio è entrato in contatto, non finiremmo più. E questo, come dire, ci dice, no, che è un personaggio importante, perché uno non entra, no, in relazione con personaggi inglesi poi in modo particolare, ma anche in Spagna, in Portogallo, cioè, si tratta di personaggi che occupano dei ruoli pubblici importantissimi, no, nei paesi che lui visita, per cui vuol dire che in qualche modo all'estero gli viene riconosciuta, no, una valenza. Questo è già un primo dato importante, ma quello su cui vorrei insistere come l'altro aggettivo è quello di italiano. È un italiano, è uno dei primi intellettuali e politici, direi, che nasce, a cavallo, no, fra l'età napoleonica e l'età della Restaurazione, che pensa in italiano all'Italia, che
che ha in sé una idea, no? O un ideale, meglio ancora, di Stato italiano. Dove nasce, dove gli viene questa idea? Proprio dall'aver avuto esperienza nell'Italia napoleonica. Perché a lungo, e poi ci ritorno su questa, che in realtà è quello su cui vorrei maggiormente focalizzarmi, perché poi viene, come dire, un po' dimenticato? E il fatto che non sia, che manchi una conoscenza su di lui, mi è, come dire, ho avuto la prova anche da chi mi ha chiesto di fare la voce del dizionario biografico degli italiani, che ha un comitato scientifico di alto livello, ma che non aveva idea della, come dire, dell'importanza del personaggio, della rete, della vastità della rete di relazioni di Giuseppe Pecchio, per cui mi aveva dato pochissime pagine a disposizione per sintetizzare una vita che come dire, era impossibile sintetizzare, no? In 5 cartelle. Il risultato è stato che purtroppo metà della mia voce è stata tagliata perché ci sono problemi di tipo come dire, economico, budget economici, con molto rammarico mi hanno anche scritto una lettera di scuse dicendo che non avevano idea che il personaggio avesse avuto, no? Che fosse di questo, di questa caratura, di questo livello, e che la dice lunga, no? su alcune scelte, anche sulle conoscenze che noi oggi abbiamo non solo di Giuseppe Pecchio, potremmo, come dire, l'elenco di personaggi simili sarebbe lungo, per cui la pubblicherò, come dire, anche da un'altra parte. Nella ricerca non si butta via mai niente, le informazioni essenziali ci sono, però tuttavia mancano tutta una serie di sfumature che arricchiscono, no? I personaggi. Perché Pecchio è finito in questo oblio, no, storiografico? Per due ragioni fondamentali. La prima è che lui, quando partecipa ai moti del 1830-31, insieme a tutta una serie di altri milanesi, il più importante di tutti è Federico Confalonieri, ma ce ne sono veramente tanti altri, giovani. Questo è un altro di quegli aspetti che mi piacerebbe che voi sottolineaste. È un giovane rivoluzionario, è uno di quei tanti giovani che in quegli anni, in quei momenti, partecipa all'idea di creare un'Italia. Guardate che sono tanti, molti di più di quanti la storiografia in realtà ne racconti. Ci sarebbero, come dire, ci sarebbero tantissime ricerche da fare da questo punto di vista. Non è possibile fare un computo, no? Perché non abbiamo, come dire, non abbiamo i documenti, ma si ipotizza che i giovani volontari, perché qui parliamo di giovani volontari, che in qualche modo parteciparono ai moti del 20-21, 30-31 e del 1848 siano stati circa 100.000. Sono tantissimi, provenienti da ogni parte d'Italia, un esercito. Certo, se lo paragoniamo, come dire, ai numeri della contemporaneità, forse diremmo sono pochi, ma guardate che nella prima metà dell'Ottocento un numero così elevato di giovani che volontariamente scelgono di combattere per un'idea sono tanti. E quindi questo è già una delle ragioni per cui, come dire, varrebbe la pena, no? Studiarlo, perché fu un giovane rivoluzionario. Il problema però è che voi sapete come sono finiti i moti del 30-31, sono finiti male. Giuseppe Pecchio fu uno di quelli processati in contumacia perché riuscì a fuggire. Tutti gli altri che parteciparono alla cospirazione, tra cui in primis Federico Confalonieri, che vennero arrestati, sostanzialmente accusarono i pochi assenti, tra cui Giuseppe Pecchio, di essere i principali cospiratori. È umano, quello che viene sostanzialmente preso, no? Arrestato, accusa, se non è proprio un cuor di leone, accusa gli altri, e in questo caso non erano dei cuor di leone, accusa gli altri di essere i principali artefici della cospirazione. E, come dire, nella lettura storiografica proprio di questo moto rivoluzionario, nel confronto con Federico Confalonieri, purtroppo Giuseppe Pecchio nella memoria storica ha la parte peggiore. Proprio dopo, subito dopo i processi del 1830-31, dei moti del 30-31, comincia su di lui una leggenda nera, no? Che dura ancora oggi.
Però è importante sottolineare che questa, come dire, contrapposizione fra due personaggi, appunto, uno è Giuseppe Pecchio e l'altro è Federico Confalonieri, che viene raccontato come un eroe, no, milanese, in realtà sono due figure che sintetizzano anche due modi molto diversi di considerare, come dire, la rivoluzione, e anche due modi molto diversi di concepire un eventuale Stato italiano. Federico Confalonieri, che viene considerato appunto una sorta di eroe nazionale, in realtà è un livello sotto rispetto a Giuseppe Pecchio, cioè guarda all'Italia ancora da vecchio municipalista milanese, da vecchio patrizio milanese, che pensa sì a una, come dire, che ha una visione molto ristretta della politica, una visione che è settecentesca, quindi di una società che deve essere ancora retta dalle elite aristocratiche, una società che deve fare delle riforme, ma, come dire, dall'alto. Giuseppe Pecchio, invece, pur essendo un aristocratico, al pari di Federico Confalonieri, ha una visione molto più aperta da questo punto di vista. Molto più, in che senso aperta? Molto più aperta alle altre componenti della società, in modo particolare a quella borghesia, tra virgolette, a cui faceva riferimento prima il professor Ghiringhelli, che dovrebbe partecipare, no, alla cosa pubblica. Sono due visioni che si scontrano in quel momento, ma sono due visioni di paese, di società, che non sono solo evidenti poi nel comportamento politico di questi due personaggi, ma sono evidenti anche nelle scelte che fanno quando lavorano insieme, sia nel conciliatore, sia nell'apertura delle scuole di mutuo soccorso, no, che introducono in Italia il metodo lancasteriano, a cui partecipano entrambi, che fondano entrambi, ma che guardano, come dire, che entrambi guardano con modo e visione completamente diversi. Quindi questa è una delle prime ragioni per cui su Pecchio c'è questo oblio storiografico. La seconda ragione per cui su Pecchio è calata, no, questa tenda, è che in realtà è l'età della restaurazione, no, di cui si è parlato prima. Si celebrano quest'anno i 200 anni, no? Ci sono alcuni convegni in atto, è proprio sull'età della restaurazione che andrebbero fatti degli studi. Guardate che al di là di pochissimi casi, ne cito uno, Marco Merigi, la storiografia sull'età della restaurazione è ferma agli anni 30-40 del Novecento. Quindi questo cosa significa? Significa che se siamo di fronte a una storiografia così vecchia, chiaramente anche l'analisi dei personaggi, dei protagonisti, è vecchia, quindi ci sono tantissimi di questi giovani di cui vi ho parlato prima su cui bisognerebbe dare una rispolveratina. Gli archivi sono ricchissimi da questo punto di vista, veramente. Guardate, andate a Milano, ci sono, se uno avesse voglia di fare delle ricerche anche solo su questi processi, veramente i documenti sono tantissimi. Io li ho guardati per fare questa voce e hanno tante tante cose ancora da raccontarci e da dirci su questo gruppo di giovani, tra cui Pecchio, che partecipò appunto alla creazione, a questi moti cospirativi, e che aveva una visione d'Italia. Dove tira fuori Pecchio questa visione d'Italia? La tira fuori dall'aver partecipato, dall'essere stato attivo, dall'aver vissuto nell'Italia napoleonica. Lui, come dire, lavora, ha questa esperienza, lavora come auditore presso il Ministero delle Finanze, per cui, come diceva il professor Ruffini prima, mette le mani in pasta, no, alle questioni economiche. Lavora non solo con Pietro Custodi, ma lavora anche con quel ministro Prina, che poi nell'aprile del 1814 verrà trucidato, no? Su cui anche lì ci sarebbe, come dire, ci sarebbe molto da dire, e che proprio quest'anno, il 20 aprile 1814, viene ucciso a Milano, e lì comincia, come dire, c'è la caduta del Regno d'Italia. Ma che cosa? E lui scrive, sintetizza questa sua esperienza di governo in quello che vi consiglio di leggere, perché è vero che le opere di Pecchio si leggono benissimo.
nel saggio storico sull'amministrazione finanziaria dell'ex Regno d'Italia. Che cosa scrive lui in questa opera? Che lui cerca di pubblicare nel 1816, no? Poi dopo manda, scrive il manoscritto, lo manda alla censura austriaca, la censura austriaca lo tiene un anno, glielo restituisce e dice che non si può pubblicare. Poi lo pubblicherà a Lugano nel 1820, poi dopo in realtà avrà altre edizioni. Perché l'Austria non glielo pubblica? L'Austria non glielo pubblica perché lui dentro questo libro, che si legge, nonostante sia un libro di economia sulle finanze, in realtà si legge benissimo ed è tra l'altro un grandissimo documento storico su quell'epoca. Lui evidenzia la modernità, no, del Regno d'Italia, la modernità della gestione delle finanze, questa idea di economia pubblica nata in quegli anni e che l'Austria in qualche modo, come dire, nel confronto lo subiva. L'Austria ne usciva nel confronto rispetto alla gestione delle finanze del Regno d'Italia, ne usciva, diciamo, un po' con un livello più basso. Per cui l'Austria decide di non pubblicarglielo per questa ragione. Ecco, tenete presente una cosa, che l'Austria che torna, se ne parlava prima, l'Austria che torna dopo il congresso di Vienna è un'Austria molto diversa da quella che ha abbandonato la Lombardia nel 1796. Quando l'Austria se ne va, innanzitutto non si chiama Austria, ma si chiama monarchia asburgica ed è molto diverso. È una monarchia asburgica in cui la nazione italiana, che comprende il Ducato di Milano, il Ducato di Napoli, il Regno di Napoli, scusate, e altri piccoli regni italiani, è una delle nazioni che compongono il Sacro Romano Impero di origine germanica. Io lo so che quando parlo di queste cose agli studenti, no? Studenti rimangono, perché in realtà i libri di storia sorvolano molto su questi aspetti, no? Ma essere una delle nazioni del Sacro Romano Impero Germanico, pur essendo una di quelle considerate, come dire, meno potenti rispetto alla nazione ungherese, alla nazione boema, nazione inteso in senso settecentesco, non stato-nazione ottocentesco, quindi la nazione, le patrie, no? Prima della rivoluzione francese, quindi essere, far parte del Sacro Romano Impero aveva un senso. L'Austria che torna nel 1815 vede gli italiani come sudditi, solo come sudditi. Questo è molto diverso rispetto a, come dire, a quello che c'era prima. Del resto ci sono stati 20 anni di mezzo che hanno cambiato le cose, anche perché l'Austria non è più Sacro Romano Impero della nazione tedesca, ma nel 1805, per seguire Napoleone, che diventa imperatore della nazione dei francesi, crea un impero della nazione austriaca. Queste sono cose su cui non si riflette mai, ma che fanno la differenza nella percezione di ciò che accade. Per questo quei giovani come Pecchio, che vivono in quell'Italia del 1815, 16, 17, 18, 19, 20, e che poi inizieranno a partecipare ai moti cospirativi, percepiscono la presenza austriaca in modo molto diverso rispetto a quella che era prima. Per questo non sono contenti, perché è un'Austria che è l'opposto di quella che è, sostanzialmente, di quella che se n'è andata. Che cosa impara, poi fermatemi se che cosa impara Pecchio nell'Italia napoleonica? Impara che l'importanza di uno Stato-nazione, di denominazione italiana. Ecco, questa è un'altra di quelle esperienze storiche che, come dire, nei libri di storia viene liquidata in poche righe, ma il suo saggio lui lo comprende proprio in due date significative, 1802-1814. Nel 1802 nasce la Repubblica Italiana, che certo, no, geograficamente non si estende come la nostra Repubblica, una Repubblica, diciamo, del Nord, ma questo per dire che esiste una Repubblica prima della Repubblica nostra. È una Repubblica che ha una Costituzione italiana, che ha un esercito italiano, una Repubblica di cui, di certo, il cui vice presidente è uno straniero, Napoleone, scusate, il presidente è uno straniero, Napoleone Bonaparte, ma il vicepresidente
è un italiano, Francesco Melzi de Rivi, un milanese. Questa Repubblica poi si trasforma nel 1805, poi dichiarata giuridicamente nel 1806, in Regno d'Italia. Anche questo con una Costituzione, con un esercito, con una bandiera e con una capitale, Milano. Si diceva prima la centralità di Milano in questa storia, che è anche la storia di Pecchio. Milano è capitale, una delle rare volte in cui Milano è stata capitale di regni. Non ha, a mio parere, la vocazione di una capitale, non è Roma, Milano, è una città troppo rivoluzionaria per fare la capitale. Però in quegli anni, in quei vent'anni, rimane capitale di un regno ed è un luogo in cui si incontrano tantissime esperienze diverse. Innanzitutto un luogo in cui arrivano tanti italiani dal sud, in modo particolare. Diventa la città in cui l'editoria, diventa la città editoriale più importante, uno dei centri editoriali più importanti d'Europa. Questo la dice lunga sulla diffusione della cultura. Vengono stampati tantissimi giornali a Milano, ci sono tantissimi editori che in quegli anni stampano. C'è un fermento culturale, quindi di sviluppo delle idee, importantissimo. Ma soprattutto, questo lo dice Pecchio proprio nel suo saggio, no? sull'ex regno d'Italia, lì gli italiani possono cominciare a fare gli italiani, imparare a fare gli italiani. Allora, lui in questo saggio anche critica fortemente, no, questa esperienza di governo, proprio perché era un'esperienza recente, cioè gli italiani cominciano a fare gli italiani presto, no? E vengono fuori anche tutte un po' i difetti che hanno gli italiani quando gestiscono la politica. Potremmo tranquillamente allargarlo ai giorni nostri, cioè dice il difetto di quel regno d'Italia fu che ogni ministero pensava a sé, cioè non c'era il coordinamento, quello che faceva un ministero lo disfava il ministero di fianco, lo dice proprio in modo chiaro, però è come dire, è il corpo politico. Io volevo solo leggervi, se posso, l'introduzione che lui scrive, no, su questo volume. Dice: il Regno d'Italia come corpo politico nel corso degli imperi sarà un punto quasi impercettibile, ma come un fatto, come un avvenimento della storia italiana, sarà sempre di grande importanza. Uno Stato composto di 8 province o frammenti di province italiane che in 14 anni si consolida in un sol corpo omogeneo e diventa un regno più ricco e non meno popolato e guerriero del regno di Federico II. È un esempio per l'Italia fecondo di istruzione e di speranze. Da questo si scorge che, malgrado molti errori di amministrazione, la sola volontà forte e generosa di un uomo, in questo caso Napoleone, lui ha una particolare ammirazione per Napoleone, ha potuto in pochi anni creare uno Stato e avviarlo alla prosperità, alla forza e alla gloria. Ma una riflessione ancora più utile che questa storia presenta all'Italia si è che un governo nazionale, per quanti difetti possa avere, è sempre, a preferenza di uno straniero, il più confacente all'interesse e all'onore di un popolo. L'indipendenza non è un grido di rivoluzione, ma è... un principio di economia pubblica. Genovesi, Galiani e molti altri economisti scrissero sin dalla metà del secolo passato che fra i mezzi di accrescere la ricchezza e la felicità di uno Stato, il principale è quello di un governo nazionale, senza del quale tutti gli altri provvedimenti sono di poco effetto. E qui mi riallaccio a quello che diceva, no, anche il professor Ruffini sulla questione delle tasse, che è uno degli esempi che lui fa. È vero che le tasse che impose Napoleone, no, furono enormi, anche mal sopportate dalla nazione, ma era il risultato, no? L'uso che poi si faceva di queste tasse, no? Che andrebbe valutato, no? Nell'idea del governo di un paese e di una nazione. E questo è veramente un principio, come dire, moderno, no? di economia politica. Ecco, non ci deve... poi qui magari vado concludendo, non ci deve spaventare il fatto che lui inneggi molto a Napoleone, no?
Per due ragioni semplici. La prima è che quando lui inneggia Napoleone, e lo si vede, lo si percepisce bene, non solo in questo testo ma anche in altre delle sue corrispondenze, lui dice che Napoleone, come altri uomini forti, e qui fa anche un discorso sul carattere degli italiani, è capace di, come dire, sollecitare gli italiani a fare alcune cose. Cioè è l'idea dell'uomo forte, che la nostra storia conosce purtroppo bene, dell'uomo solo al comando, ci sono molte indicazioni da questo punto di vista, come l'unico in grado in qualche modo di svegliare gli italiani. Guardate che, come dire, non sto dicendo che bisogna essere d'accordo, ma individua uno dei caratteri proprio, quello che lui chiama i caratteri degli italiani. E anche questo è un aspetto su cui varrebbe la pena riflettere. L'altro dato, dico, non ci deve spaventare, perché purtroppo anche sulla, come dire, sulla storiografia, sull'Italia napoleonica, la storiografia su Napoleone è immensa, è un altro di quei personaggi su cui tutti hanno scritto tutto e il contrario di tutto. Ma è, come dire, è il ruolo dell'Italia napoleonica. L'Italia napoleonica, su cui invece andrebbero riviste, no? Anche lì bisognerebbe dare una spolveratina. L'Italia napoleonica è un grande laboratorio politico per questo paese. Quindi sia la Repubblica Italiana, prima ancora la Cisalpina, ma in modo diverso, ma la Repubblica Italiana e il Regno d'Italia diventano i territori in cui sostanzialmente la Francia sperimenta davvero la rivoluzione francese. Lo può fare perché arriva qui da paese conquistatore. Molto più difficile farlo in Francia, dove, come dire, Napoleone deve tener conto di tutta, no, una serie di umori, di partiti, eccetera. Molto più semplice, dal suo punto di vista, farlo da dominatore straniero. Però l'Italia napoleonica è uno straordinario laboratorio politico di riforme, lasciate stare non tutte di successo, ma che rimangono, che lasciano il segno. Purtroppo il debito che l'Italia del Risorgimento ha nei confronti dell'Italia napoleonica da questo punto di vista non è un debito riconosciuto. Se voi, anche non ci avete fatto caso, ve lo dico adesso, quando ci sono state nel 2011 le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, l'Italia napoleonica da questo punto di vista è stata completamente negletta, dimenticata. Ma perché? Perché, come diceva prima il professor Ghiringhelli, è la lettura politica della storia poi che fa la differenza, no? La politica prende dalla storia ciò che più le fa comodo per legittimarsi. È stata la lettura che l'Italia risorgimentale ha dato dell'Italia napoleonica. Siccome si è voluto leggere il risorgimento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, nella prima metà, in chiave moderata, cioè cosa vuol dire? Era come dire che gli italiani non hanno fatto la rivoluzione, l'hanno fatta ma in modo moderato. Poi è un aggettivo, no, che si usa sempre a sproposito, perché moderato rispetto a cosa? C'è sempre qualcosa, no, a cui fare riferimento. Per cui questa chiave di lettura del risorgimento in chiave moderata ha sostanzialmente negato il debito che l'Italia aveva nei confronti di questa straordinaria stagione che nel bene e nel male ha lasciato un segno. Ma gli intellettuali come Giuseppe Pecchio, che ci aveva vissuto dentro, questo debito lo riconosceva, sapeva benissimo che tutta una serie di discorsi e di possibilità erano state rese possibili proprio dall'Italia napoleonica. E non a caso lui indica 1802-1814, perché è la prima volta che vengono coinvolti degli italiani nel governo, anche se, come dire, un governo governato dall'alto, un governo con tutti i suoi difetti, ma un governo in cui fu possibile sperimentare per la prima volta la politica in forma italiana. E questo è una, come dire,
uno degli aspetti fondamentali, secondo me, per cui è importante oggi studiare Giuseppe Pecchio, e tant'è che la sua esperienza napoleonica, che è quella che in parte sto studiando ancora, è sicuramente quella meno conosciuta. Si conoscono tante cose sul suo esilio a Londra, no? Dove lui diventa il catalizzatore, uno dei catalizzatori di tutti gli esuli, che sono tantissimi, italiani presenti in Inghilterra, ma non solo, perché lui ha addirittura legami con sudamericani, no? Quindi è veramente un grande uomo di aggregazione. In questo lo aiutava il carattere, un carattere molto molto socievole, questo viene fuori dalle lettere, ma l'età napoleonica, la sua esperienza napoleonica è quella meno conosciuta. Chiudo dicendo che è fondamentale studiare le biografie dei personaggi. Studiamo sempre la storia come se fosse una cosa asettica, no? È successo questo, è successo quest'altro. Le storie, comprese le nostre, si muovono sempre sulle passioni, no? Le passioni, anche quelle nefaste, positive e negative. E le biografie di personaggi come questi, con le loro relazioni, le loro emotività, sono fondamentali per capire anche perché succedono cose e non ne succedono altre. Alla fine, nel suo confronto con Confalonieri, per esempio, non, come dire, e se si vanno a vedere le carte lo si vede, non è estranea una sorta di invidia che Confalonieri ha nei confronti di Pecchio, perché è molto più capace di lui di creare relazioni. Poi certo è difficile scriverlo dal punto di vista storico, no? Perché su un saggio di storia, perché poi uno viene accusato di fare la psicostoria. Ma, come dire, è fondamentale per capire come si instaurano le relazioni tra i personaggi, che poi lasciano degli effetti, no? A livello politico, culturale. Perché un personaggio è più aperto ad alcune amicizie piuttosto che ad altre. Per questo è assolutamente importante che si studino le biografie degli uomini e delle donne che hanno fatto la storia. Ringraziamo anche la professoressa Riva, che ci ha anche fatto capire un po' dell'officina del lavoro di uno storico, perché questa è la sua professione e che direi con passione viene intrapresa, e quindi ci ha fatto capire che questo rapporto con i documenti e questa spolveratina che è necessario che gli storici diano sistematicamente su quella della storiografia, perché appunto la fortuna di alcuni autori venga alla fine rivalutata, ci aiuta a capire la complessità di questo mestiere dello storico. Adesso passiamo la parola invece a Carlo Colombo, che appunto ha voluto curare 3 mesi in Portogallo nel 1822 di Giuseppe Pecchio, quindi nel testo che vedete pubblicando un'edizione critica, e adesso lascio la parola a lui che ci illuminerà su altri aspetti di questa vita di Giuseppe Pecchio e di tutte le sue esperienze, in questo caso l'esperienza portoghese di questo Pecchio europeo al 100%. Grazie mille. Prima di iniziare, un ringraziamento doveroso e sentito all'Università Liuc Carlo Cattaneo, perché ho già presentato il libro in varie occasioni, questa è una delle occasioni più belle, un convegno approfondito così a 360 gradi non è facile da mettere a piedi, quindi è doveroso ma veramente sentito quanto, non lo posso nascondere, la mia emozione, la mia commozione intanto che parlava la professoressa Riva. Nel ripercorrere quella storia di vita che mi ha tanto conquistato ormai anni fa, insomma, il mio primo contatto con questo libro risale al 2006, qualcosa del genere. Perché pur essendo un autore, come lo avete capito, dimenticato, relegato in secondo piano, tanto che una commissione della Treccani non ha saputo riconoscergli lo spazio che gli spettava. Ecco, per una sorta di gioco di specchi, se vogliamo, no? Come succede, non so, in un Luna Park quando si va in una galleria, ecco, attraverso la letteratura portoghese è spiccata la statura di un personaggio ignoto, ma di un interesse grandissimo, che mi ha conquistato.
Si sono dette tante cose oggi e io vi voglio dire, avete avuto veramente la fortuna di venire qui ad ascoltare professori che hanno dato del loro e che vi portate a casa veramente qualcosa. La letteratura portoghese. Stavo facendo una ricerca sulla, sugli italiani in Portogallo, quello che avevano lasciato nei secoli. Non sono stati molti, Baretti, Alfieri. Ecco, Pecchio spiccava particolarmente, perché aveva lasciato questo scritto poco introvabile, diciamo, perché dal 1822 non era mai stato ripubblicato, se non in una miscellanea di scritti politici che ha avuto un'importanza capitale per la riscoperta di Pecchio, curato dal Museo del Risorgimento di Milano. Primo contatto. Leggo questo libro. Leggo questa scrittura che Ruffini l'ha descritta molto bene. Fresca, giovane. Cioè, non giovane solo nello stile. Questo è un libro che non è mai stato ripubblicato da allora, ma è giovane. È giovane adesso, lo sarà tra 100 anni, tra 200, perché oltre a uno stile giovane, corsivo, giornalistico, ritrae il momento di maggiore vitalità della vita di un uomo. Ecco, una cosa che dicevo, e non sono d'accordo, che ha detto il professor, mi permetto di eccepire, che ha detto il professor Ghiringhelli quando dice, se voi leggete questo libro un po' vi annoierete. Io scommetto che non sarà così. Questo è un libro pieno di vita. Dal 2006 mi sono messo, ne ho fatto tema della mia laurea attraverso il professor William Spaggiari dell'Università di Milano, che è specializzato in letteratura odeporica, ossia letteratura di viaggio. E ho iniziato questo viaggio. Ho iniziato il viaggio nella vita, nella coscienza di un uomo dimenticato, di un uomo che ha una vita che non bisogna inventare niente per scrivere un romanzo affascinante, strepitoso, da capo e spalla. Questo è un romanzo da D'Artagnan. Cioè, stiamo parlando di questo, mi dà le stesse emozioni. Eppure è tutto vero. Succede che Giuseppe Pecchio, dopo la sua fuga rocambolesca, la professoressa Ruffini, scusate la confusione, ha descritto bene la vita di Pecchio fino alla sua fuga. Mi permette di dire due cose adesso sulla parte successiva, che è altrettanto affascinante, se non di più. Lui capita in Spagna, invitato da un ambasciatore, ex ambasciatore spagnolo a Torino, con cui aveva tramato queste trame appunto rivoluzionarie dei motti del marzo 21, Ode del Manzoni, per fare un riferimento scolastico, che è diventato nel frattempo primo ministro spagnolo. Quindi riferimento a quella capacità di intessere reti e relazioni a livello europeo. A Madrid racconta il fermento della elaborazione della costituzione, del costituzionalismo spagnolo. Sono gli anni che per la storiografia spagnola sono ricordati come il triennio liberale, che nasce da un pronunciamento fatto da un generale. Anzi un tenente, poi diventa generale, che è Rafael de Riego, parentesi, alle Cortes di Madrid oggi è esposto il ritratto di Riego, perché è l'inizio della democrazia, rappresenta l'inizio della democrazia spagnola. Spagna e Portogallo, che in quel 1822 vive uno strappo epocale. Nel settembre si rende indipendente il Brasile. Il Brasile era qualcosa, non era più una colonia, era qualcosa di più, era
quasi vissuto dai portoghesi come una madrepatria oltre l'oceano, per delle vicende legate alle conquiste napoleoniche che vi risparmio, ma che ritroverete tutte sul libro. Quindi un periodo storico di cui, e questo me ne accorgo leggendo libri di storia spagnola e portoghese, questi libri che ha scritto Peck, che sono Tre mesi in Portogallo nel 1822, che è il più bello, il più avventuroso, ma c'è anche Sei mesi in Spagna nel 1821 che lo precede, e poi un libro che è scritto in inglese, The Journal of Last e My Throne, peraltro. Forse fino all'anno prossimo. Vi do un'anticipazione. Un'anticipazione. Ecco. Devo tradurre io. Nel senso che, appunto, parlavamo del Portogallo e della Spagna di quel periodo. Ecco. Ritrovi nei testi di storia spagnola e portoghese i libri di Pecchio come testimonianze di quel tempo. Questo per dire l'operazione giornalistica che fece Pecchio con questo libro, che non fu puro giornalismo di cronaca, come si direbbe, ma che è ricco di un coinvolgimento personale, aneddotico, che lo rende veramente vivo ed entusiasmante. Lui è un giovane acceso da ideali che risalgono alla rivoluzione francese, che sono quelli di libertà innanzitutto, ma anche di uguaglianza attraverso i principi democratici e di fratellanza tra individui e popoli. In Spagna ha come un miraggio. E la Spagna è la terra dei miraggi, perché Don Chisciotte vive di miraggi, ed è l'opera capitale della letteratura spagnola. Quindi sono libri che interpretano incredibilmente lo spirito della nazione di cui stanno parlando. È talmente infatuato da questi ideali che prende degli abbagli enormi, come quello di credere che la Spagna potesse ripercorrere l'epopea napoleonica travalicando i Pirenei e portando la democrazia in Francia fino in Italia, e quindi si ripetesse quell'esperienza che bene la professoressa ha descritto di Napoleone e della rivoluzione, del progresso, diciamo, in Italia. Questo come dire, è veramente un mulino a vento contro cui lui si schianta. Per la cronaca, il triennio liberale viene soffocato per mandato di Vienna da un esercito di francese che penetra in Spagna con incredibile facilità, come una lama nel burro, perché la Spagna è un paese estremamente lacerato da questa esperienza democratica, perché si divide nel sangue, nelle viscere, il popolo, non è una questione di classe, tra democratici, diciamo, che vengono chiamati afrancesados, cioè richiamando i francesi, e i fautori della monarchia nazionale, che è anche una monarchia retrograda, assolutista, che rimessa sul trono, non era mai scesa, però aveva concesso la Costituzione, e quindi si era privata di alcuni poteri, ovviamente, come la regina d'Inghilterra oggi. Ecco, viene rimesso su un trono e restaurato l'assolutismo, come era nel programma della restaurazione in cui si celebra i 200 anni. Il rivale di Metternich, per dire, descriveva l'Europa del tempo come una selva di baionette, che sarebbe poi esplosa nei moti rivoluzionari francesi e soprattutto nel 48. Per dirvi il periodo storico di cui stiamo parlando.
Questa esperienza democratica in Spagna viene soffocata nel sangue da Ferdinando VII, e qui le descrivo tutte. Tutti i personaggi che Pecchio ha incontrato, di cui si è appassionato, di cui è diventato amico, di cui ha raccontato la vita, vite avventurose a dir poco, morti, perseguitati, diventate ombre di loro stessi da questa tirannia instaurata da Ferdinando VII. Quindi una repressione molto più selvaggia, direi, rispetto a quella che abbiamo avuto noi con gli austriaci, per dire. Anche da questo cataclisma, che era politico, perché la Spagna e il Portogallo allora erano gli unici paesi democratici del continente, esclusa la Gran Bretagna, anche da questo, in modo raccambolesco, romanzesco, lui riesce a scappare. Sarebbe stato perseguitato a dir poco. Finisce in Inghilterra. In Inghilterra, diciamo, ha il periodo più penoso a livello umano, perché gli mancano proprio i soldi, per cui pensate a una famiglia ricchissima, di possidenti eccetera, ridotto così, quindi si guadagna da vivere insegnando italiano, relazionandosi. La fortuna inizia qua, attraverso un sistema appunto di relazioni, di interesse eccetera, viene individuato per qualcosa che è incredibile, cioè ci sono libri in inglese che parlano di questa avventura, per dire. Voi conoscete tutti Lord Byron, che è morto in Grecia. Magari conoscete meno Santore di Santa Rosa, che era italiano, che era un grande amico di Pecchio, che con Pecchio aveva partecipato ai moti del marzo del 21, e che come Byron va a combattere per l'indipendenza della Grecia e muore. Pecchio è il primo che dà notizia in Europa, su Globe, in Francia, una rivista, della morte di Santore di Santa Rosa, suscitando una grande passione, perché allora l'opinione pubblica europea aveva sete di Grecia, voleva capire che cosa stesse succedendo. Perché dà per primo la notizia della morte di Santore di Santa Rosa? Perché era in Grecia, anche lui, a combattere per la causa dell'indipendenza contro la Turchia. Ma attenzione, come in Spagna, non con la spada, pur essendo da testimonianze un ottimo spadaccino, del tipo che, pur debilitato dalla malattia, disarmò un francese a Brighton facendo notizia. Quindi dovete pensare alla capacità atletica di quest'uomo, altro che D'Artagnan, ed era malato di malaria, una malattia che lo debilita anche tutto il periodo inglese e in questo viaggio in Grecia, dove lui va non a combattere, come dicevo, ma a portare dei soldi. È ricordato come il primo prestito internazionale della Grecia. Poi qui vi lascio l'attualità di questa cosa, ma riguarda anche a come si spendono, come si spende la democrazia, con i ministeri che non si comunicano o con i soldi che vengono prestati e che vengono male spesi. Beh, però lui lo sapeva, e quei soldi non furono male spesi. Perché oltre a mandare appunto una grossa tranche che determinò qualcosa nell'acquisto di armi, ma anche, e quello che gli premeva di più, nell'istruzione. Erano soldi che non servivano tanto per comprare i bazooka, per dire, quei carri armati dei tempi, ma servivano per fare delle scuole che permettessero alla gente, alla popolazione, di elevarsi a livello culturale. Questo è uno dei tratti costanti della vita di quest'uomo, che era impegnato a Milano con le scuole di mutuo insegnamento, e che lo ritroviamo, ripeto, in Grecia a portare soldi per quello
non è una cosa banale, ragazzi, perché la libertà non si conquista con le armi, ma con la coscienza delle persone, con l'istruzione. Voi siete rivoluzionari come Pecchio, né più né meno. Questo è, Pecchio è stato un grande rivoluzionario, come detto. Nelle presentazioni che ho fatto, ho avuto la fortuna di conoscere una persona di Livorno, pensate voi, che mi disse: io ho conosciuto un Pecchio, ma non aveva Pecchio come cognome, lo aveva come nome. Era un pescatore di un quartiere popolare di Livorno, una famiglia affascinata dall'idea della rivoluzione, la rivoluzione socialista ovviamente, il cui padre diede al figlio il nome di Pecchio, perché benché quest'uomo sia stato dimenticato dalla cultura con la C maiuscola, la sua memoria è viaggiata di bocca in bocca come un fantasma che ha aleggiato anche sulle rivoluzioni successive, grazie al suo impegno, grazie ai suoi scritti, tanto che un pescatore di Livorno a inizio Novecento era stato chiamato col suo nome. Cioè, come si chiama? Mi concede una battuta? Cioè, è data di culo, perché a fine Ottocento moltissimi si chiamarono Firmato, perché era il nome di Firmato Garibaldi, le latte che si chiamavano. Con la stessa logica, esattamente. E il buono grande centro. Certamente. Così nel pensiero socialista. Esattamente. Una città rinunciata. Ecco, io il mio contributo, potrei, cioè vorrei dire tante cose. Facciamo le domande. Non saprei, esatto, da cosa iniziare. Io così ho voluto un po' darvi l'idea anche di come nasce la mia passione per questo libro che ha portato fin qui, non senza difficoltà ovviamente, perché una tesi di laurea che mi è costata una ricerca di 2 anni. Una tesi di laurea che mi è costata 2 anni, l'ho discussa nel 2008, pieni voti, piena soddisfazione, ma nessuna possibilità di pubblicare. Perché io non sono entrato nel sistema universitario, faccio il giornalista, forse proprio conquistato da questa passione che mi ha trasmesso Pecchio. E quindi era sempre nel cassetto, sono passati anni. Questo è stato edito l'anno scorso, voi capite, il 2008, mandato a casa editrici, eccetera, eccetera. Questo ve la voglio raccontare. Succede che l'anno scorso muore Antonio Tabucchi. Io non l'ho mai conosciuto, però c'ero legato proprio sentimentalmente. I suoi libri me li sono divorati, me li sono letti e riletti. Cioè, era un amico, cioè me lo sentivo proprio come un amico, anche se non lo conoscevo di persona. L'avevo solo incontrato a Lugano, perché sapevo chi c'era, che veniva a Lugano, ed ero andato apposta solo per stringergli la mano. Sono scambiato 2 parole con Tabucchi. È morto improvvisamente, cioè era una cosa che nascondeva agli amici più stretti di Cancro. La cosa mi ha profondamente commosso. Come avrete capito, sono un tipo sentimentale, come esce anche dal libro. Io faccio il giornalista, ho detto voglio andare a trovarlo per l'ultima volta, vado al suo funerale, vado per scrivere, e ci vado magari pagandomi il viaggio, perché il funerale era a Lisbona, pagandomi il viaggio con la mia attività, quindi chiamo eccetera, e alla fine ho piazzato foto sul Corriere della Sera, un articolo sul Tirreno, un articolo sulla Stampa e via. Quindi anche soddisfazione lavorativa, se vogliamo. E lì incontro Riccardo Greco, che è stato un discepolo di Tabucchi, tanto che occupa la sua cattedra di letteratura portoghese all'Università di Siena. È un ragazzo, ormai un amico, ci sentiamo, ed è il mio editore. Aveva appena iniziato questa avventura editoriale che aveva come obiettivo quello di portare, di costruire un ponte culturale tra l'Italia e il Portogallo. Avete capito che molto mio percorso di studi è legato alla letteratura portoghese,
anche proprio per questa mia passione iniziale per Tabucchi, che è stato per me un ponte culturale con quel paese così lontano, così diverso da noi, così, così ignoto anche ai più di noi. E quindi da lì è partita questa avventura che ci sta portando delle grandi soddisfazioni. A Siena, quando l'abbiamo presentato, c'era Antonio Prete, che è uno scrittore, professore emerito di letteratura italiana proprio all'Università di Siena, pensionato, scrive per Einaudi, mi sembra, che pensate, gli dice: quando io ho letto questo libro mi è venuto in mente il manoscritto Trovata a Saragozza di Poton, e io ho detto, quando pensavamo di mettere insieme questo libro, pensavamo proprio a quel libro lì, a quel libro che è un libro che ne contiene tanti altri. E questo vuole essere un libro del genere, che attraverso le note, attraverso la storia, la biografia, attraverso i personaggi che incontra, attraverso la vita che ha avuto, la storia dell'Europa, del Portogallo, del Brasile, eccetera, potesse essere un piccolo universo, un piccolo manoscritto trovato a Saragozza, che se non avete idea di che cosa sia, andate a rileggere, perché è un libro stupendo e fondamentale nella storia del romanzo globale, internazionale, europeo, scritto sulla struttura delle Mille e una Notte, per dire, quindi questo gioco di storie nelle storie. Ecco, io ho trovato che, senza dire nulla, mi dicevo, questa è stata una delle grandi soddisfazioni. L'abbiamo presentato a Barcellona, l'abbiamo presentato all'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, nella stessa sala dove io, 2 giorni dopo il funerale di Tabucchi, sono andato per partecipare a un piccolo evento culturale che era una maratona di lettura, che doveva durare appunto una giornata intera, e mi toccò un bel racconto incluso nella raccolta I volatili del Beato Angelico, che riprende dei personaggi del notturno indiano, e salì sul palco allora per la prima volta per quella maratona, e poi ci tornai grazie al mio editore, perché le sue amicizie, le sue cose, eccetera, che è riuscito a organizzare una presentazione anche in un palco così, così prestigioso. Oggi sono qua, ho sentito degli interventi strepitosi, sono contentissimo che siano, assolutamente. Spero di aver messo anche un po' di quella passione, ecco, tanta vita. Direi che la passione, penso che tutti i lettori che abbiamo ascoltato oggi, direi che ci hanno trasmesso passione per questo personaggio. Prima ancora di cominciare dicevamo che leggerlo è bello, è piacevole. Leggete. Dimenticata di dirlo prima. A proposito, i modi cui partecipa sono quelli del 20-21, non 30-31, se non sto facendo una cosa sul 30-31, ogni tanto mi scappa. Leggete per esempio, voi che siete dell'ultimo anno, Le osservazioni semiserie di un esule su Inghilterra, sono bellissime. Se volete sapere che cosa significa vivere in una città che inizia, già in piena rivoluzione industriale, descrive benissimo come funziona la società inglese, in modo molto molto ironico, le influenze che possono avere il clima, no? Che può avere il clima su, per esempio, una società inglese e una società dei popoli del Mediterraneo, no? Dice che gli inglesi potevano solo diventare filosofi, perché con quel clima lì bisogna stare chiusi in casa, no? Per cui, o quando descrive l'educazione diversa delle ragazze inglesi rispetto a quelle mediterranee. Leggete, perché veramente si legge come leggere un romanzo. Leggete anche questo libro, Tre mesi in Portogallo nel 1822, perché è veramente un bel libro. Io non sapevo che l'avrei conosciuto, ma ho preteso, mi hanno tagliato tante cose nella voce del dizionario biografico degli italiani, ma ho preteso che il riferimento al suo testo fosse staccato da tutti gli altri riferimenti bibliografici, proprio perché è stato appena pubblicato, perché lo trovo veramente bellissimo. Io non sapevo che l'avrei conosciuto, per cui glielo dico adesso. No, ma in modo diverso, citato nel testo, non nella bibliografia di riferimento, per cui questo era, come dire, un omaggio. Non sapevo che l'avrei conosciuto, quindi.
questo non so che dire, ho già pianto prima, non voglio più. Non so ragazzi se siamo riusciti a suscitarvi qualche altra curiosità, i loro racconti sono stati sicuramente vivi. Se avete qualche domanda vostra, se no, ditemi voi. Sono morti. Allora, magari una mamma e una nonna può fare la domanda. La presentazione di questo personaggio che non conoscevo è stata molto coinvolgente. Mi interesserebbe sapere qualcosa della sua vita. Velocemente, era sposato, aveva figli. Grazie. Sì. Lui si è sposato in Inghilterra, ha sposato un inglese. Quando diceva prima che effettivamente l'Inghilterra, lui vive in Inghilterra un periodo economicamente, diciamo, disagiato, sposa una benestante, ecco, da questo punto di vista. No, anche perché purtroppo lui era benestante in Italia, ma questo l'ho scoperto adesso guardando materiale d'archivio. Fa anche, organizza insieme alla famiglia, prima di scappare in modo rocambolesco dall'Italia, organizza una finta vendita dei suoi beni per poter in qualche modo portarsi del denaro contante durante l'esilio, ma di fatto la censura austriaca gli blocca. Nonostante l'atto di vendita, finto atto di vendita, fosse in realtà legale, no? La presenza di testimoni eccetera, ho anche ritrovato l'atto, ma la censura gli blocca tutto questo. Però lui viene finanziato dall'Italia, dalla Viscontini De Boschi, una sua amante, no? Quindi una sua relazione sentimentale che gli manda dall'Italia tutta una serie di denari. Tra l'altro le donne che vengono arrestate per questa cospirazione, che vengono interrogate, tra cui lei, sono quelle più coraggiose, sono quelle che non sconfessano nessuno, sono quelle che si rifiutano di fare le delatrici. Non c'è solo questa donna, anche questa assolutamente sconosciuta. Sono quelle che resistono di più, tra cui lei, per cui anche da questo punto di vista questa storia andrebbe rivista. Sono molte le relazioni femminili che lui intrattiene qui in Italia prima di scappare e che gli saranno poi utili quando è ormai un fuggiasco. Sull'inglese... Sì, due cose proprio in coda all'intervento. È vero. Sono due cose che sembrano in apparente contraddizione. Uno va in Inghilterra in difficoltà economiche e in realtà sposa una donna ricca solo perché avvengono in due momenti diversi. Lo spartiacque è proprio il viaggio in Grecia. È molto probabile che con il ritorno e la pubblicazione della relazione che racconta il suo viaggio in Grecia, che viene tradotta in inglese, italiano, francese, tedesco, eccetera, quindi ha una risonanza anche europea, senza parlare della Gran Bretagna che qualsiasi cosa, ripeto, venisse dalla Grecia veniva divorata, letta, eccetera, eccetera, contribuisse molto alla sua popolarità. Diventa di fatto una piccola celebrità, infatti gli viene assegnata una cattedra universitaria a York, dove incontra Philippa Brooksbank, una ricca ereditiera di una delle maggiori possidenti, Brooksbank, tra l'altro ancora esistono ancora, insomma, c'è la famiglia. Loro non ebbero figli, si sposarono, c'era un po' di anni di differenza tra lei e lui, si trasferirono a Brighton proprio perché le possibilità economiche lo permettevano, il ceto anche dei Brooksbank unito a quello dei Peckham, comunque stiamo parlando della nobiltà milanese, ecco, gli aprirono le porte, per dire, della casa della principessa del Galles, come di tanti poeti, scrittori, eccetera. Quindi visse gli ultimi anni nell'agio, ed è molto bello anche questo, perché in qualche modo si vede come le capacità di quest'uomo, che non si è mai, io volevo proprio dirvelo questo, non si è mai abbattuto. Cioè, nonostante con la repressione di Ferdinando VII in Spagna, tutti questi suoi castelli ideali, questi suoi mulini a vento, fossero franati addosso, non aveva più senso tutto quello che aveva scritto,
perché proprio la storia aveva fatto un passo ulteriore che l'aveva stritolato in qualche modo, però non si è perso d'animo, quegli ideali li ha proseguiti in una forma diversa, in una elaborazione diversa, lasciando perdere il monocameralismo spagnolo, guardando invece all'Inghilterra come un modello, come un faro economico, ma democratico, perché come diceva Ruffini, l'economia era un qualcosa per arrivare oltre. E dove voleva arrivare? Alla democrazia, alla libertà, all'uguaglianza, cioè a quei principi che sono stati coerenti nella sua vita. Questa coerenza ha affascinato me, penso abbia affascinato Riva, ha affascinato Marta Bonecchi, giornalista, scrittrice, ha curato l'introduzione a questo libro. Quando parlavamo di Matilde del Bosco Viscontini, Marta Bonecchi ha dedicato alla Matilde un libro che è un romanzo storico, quindi parte da cose vere, un po' di romanza, perché è un'operazione diversa da un libro semplicemente di storia, e siamo venuti in contatto in questo modo perché era rimasta affascinata dalla figura di Perchio, l'aveva scoperta, e in questo suo libro racconta la storia d'amore molto sottaciuta nei documenti. È difficile dire se ci fosse stata una storia. Ecco la sensibilità di una scrittrice, io lo dico, sensibilità di una scrittrice che ha raccontato anche delle giardiniere, di tutte quelle donne, ossia che si chiamavano così, giardiniere, che le cospiratrici, che, ripeto, a differenza di altri che per lavarsi, per discolparsi, buttavano fango sui vecchi compagni, diciamo così, loro invece li difesa. E quindi Marta Bonecchi l'ha raccontato in questo libro e partecipa a questa operazione, è stata molto contenta, sarà con me a novembre a una presentazione del libro che faremo al Museo del Risorgimento di Milano all'interno di Book City. Se qualcuno è a Milano, vi invito a venire, ci sarà anche William Spaggiari. È un viaggio che stiamo facendo insieme a questo personaggio che merita di essere letto, ascoltato. Poi, se siete in caccia di qualcuno di tesi, se andate a spulciare nel vostro libro di testi in italiano, comunque perché lo trovate, in una noticina, ma lo trovate, perché è interprete di quella letteratura semiseria che ha come proprio capostipite per sé, che sicuramente... Sì, proprio io volevo rubare ancora 2 minuti per farvi un'ultima domanda prima di che ti dovete scappare. Visto che siamo partiti da considerazioni di carattere economico e visto che viviamo una situazione di crisi economica che pesa a tutti i livelli, non soltanto strettamente economico ma anche sociale, possiamo lasciare forse in una battuta, se possibile, un messaggio di riflessione di Pecchio che possa aiutarci oggi in questo contesto di crisi economica? Il suo significato, magari il suo fisico. Riflessione. Rispetto a che cosa vuol dire oggi il suo pensiero, oggi il contesto di crisi economica, come ci può aiutare a leggere oggi Perchio? Una domanda. Io ho detto un sacco di cose, poi mi interrogo sempre, siccome ho un figlio 16 anni, mi rimbalzo sempre. Lo istigo sempre delinquere a leggere libri, ma rimbalzo come una. È giusto che non commettano questo reato. No, infatti. Se succede, deve succedere. Cioè, ecco, quindi la prima cosa effettivamente è la consiglio, diciamo, di leggere, come dicevo, soprattutto è che in effetti con l'idea del libro, delle sue osservazioni semiserie. Visto che molti dovranno andare all'estero, ecco, questo è un primo messaggio, lo dico ovviamente, in senso buono. Viviamo in senso buono, nel senso che cerchiamo di essere più europei e mondiali che non solo italiani o varesotti. Allora, quindi, è un utile vademecum. Lo cito qua. Veramente, mentre parlavamo, tiravamo fuori le singole frasi che potevano venire fuori, quella dei ministri, che sembra di guardare gli assessori oggi,
piuttosto che i vecchi ministri, quindi per quello che Renzi si è preso un branco di soggetti che evidentemente non possono fare politiche proprie. Quindi sono tutte le cose che ci sono allora, e qui l'intelligenza, afferendolo universale, come direbbe Vecchio, sono valide oggi. Quindi qui effettivamente Pistilini forse era un po' invidioso, perché ripeto, poi ci sono delle battute, ma ho preso proprio caso. Prego? La provinciale. Sì, certo. Esatto. Quindi no, mi vengono in mente, poi tiro le somme sulla battuta, dice, ma c'è cioè, la parte prima che dice appunto che gli inglesi hanno un altro rimedio contro la scarsità del sole. Essi hanno come filosofi di poeti i quali quando manco di ricchezza lodano la povertà. Quindi essi, non potendolo dare il sole, decantano i piaceri del fire, del canton del fuoco, dell'inverno. I piaceri ossian, invece del sole, apostrofa la luna. Si compiace quasi fossero delizie di scriversi schiare dei venti, rimbombo dei torrenti. Quindi frasi brevi, sempre pungenti, molto chiare, molto logiche. Quindi io sono affascinato dalla scrittura, forse perché non so fare a scrivere, e quindi tutte le volte è il punto che vedo queste cose. Un'altra battuta, parla di tasse, primariamente le città inglesi sono quasi tutte città aperte, nessuna di loro ha dazi di consumo alle porte, quindi non perquisizioni, non bollette, non vessazioni, non perdite di tempo. L'inglese lascerebbe piuttosto marcire i suoi prodotti che assoggettarsi ad esse, frugato e palpato ad ogni momento da un branco di mercenari appostati ad ogni porta di città, come inquisitori delle tasche e delle braccia. E qui si vede come la pensava in termini di commercio. Voglio dire, qualsiasi frase la si prende. Quindi chi era Pecchio in sintesi? Pecchio era un uomo ricco, nato bene, che subito inizio carriera ebbe la fortuna di incontrare subito persone importanti, ma di avere un ruolo di osservatore importante dell'amministrazione centrale. Ma aveva un dare, e quindi con un carattere a pacche sulle spalle, buonissimo, anche con un linguaggio rude a volte, dicevano, quindi, però simpatico, quindi con capacità di relazioni infinite, ma fondamentalmente, qui mi verrebbe la battuta, troppo intelligente per fare i propri interessi. E quindi sostanzialmente, sapendo che la sua ricchezza dipendeva dalla ricchezza di tutti, quando ci fu bisogno, anche trascinato magari dalle relazioni amorose, dagli amici, perché anche questo succede, in quel periodo succedeva quello, divenne un rivoluzionario. Poteva non farlo, ma era troppo intelligente per non farlo, sostanzialmente. Non andò mai in battaglia, ecco, quindi anche questo. Però sostanzialmente è dopo questo, insomma, un soggetto, e proprio per queste sue esperienze l'altra cosa era la capacità di non farsi prendere in giro, cioè di leggere sempre le dinamiche dal concreto e dal meccanismo economico, cioè chi giova, il perché, come c'è l'evoluzione, come c'è lo sviluppo degli individui e della società e della società civile. Quindi in questo senso per lui l'economia era un'economia civile, cioè lo dice nell'ultima pagina del libro, l'economia della nazione. Quindi da qui proprio l'intelligenza, dobbiamo lavorare per gli altri, dobbiamo avere relazioni. Poi lui, sapendo le fare gestire, viveva in un modo diverso da Foscolo, diciamo così, come carattere, e questo gli permetteva appunto di andare avanti. Credo che però la cosa migliore sia riuscire proprio, adesso visto che c'è la conoscenza, a leggere i singoli pezzi. Quindi chi va in Inghilterra, magari effettivamente il consiglio, si diceva, è un po' quello di leggere questo libro.